Saluti a tutti. Ain zitto o inditto sagata da Roma. Si dice in sardo per tradurre in italiano che con le giuste indicazioni si può raggiungere qualsiasi località, iniziando da Roma. Vi saluto con questo detto perché nella comparazione sardo-latina analizzerò anche le regioni storiche sardo-anatoliche della Licia, della Caria e della Lidia, situate nell'Asia anatolica, odierna Turchia occidentale. Ho chiamato queste entità geografiche con l'epiteto sardo-anatoliche perché il loro coronimo, ossia il nome riferito a questi luoghi, è scritto in sardo. Se avessimo voluto intraprendere il viaggio in tali territori qualche migliaio di anni fa e avessimo chiesto indicazioni per poterci arrivare, non saremmo riusciti a raggiungere la nostra meta stabilita, perché in antichità i nomi della Licia, della Caria e della Lidia, oggi diffusi e propri di persona, erano scritti più o meno allo stesso modo, ma pronunciati in altra maniera. Infatti, osservando le regole grammaticali del tempo, queste regioni storiche erano chiamate rispettivamente Lucia, Caria e Lusia. Occorre premettere che il sardo è una lingua sillabica, in cui una vocale è accompagnata da una o due consonanti. Aristotele diceva che quella di allungare le parole con i dittonghi era una tecnica per far coincidere in questa maniera la parola con la metrica. In sardo, anche laddove sembra vi sia un dittongo, in effetti manca una consonante, fatta fuori per sincope quando si trova all'interno di parola e per affesi quando dà inizio a una parola. Giusto per capire di cosa stiamo parlando, formuliamo qualche esempio. Come si può constatare, da quanto si riporta, per certi aspetti il latino ha mantenuto alcune consonanti intervocaliche che il logudorese ha perso. Sardo neula, latino nebula, nebbia. Sardo nae, latino nave, nave. Sardo teula, latino tegula, tegola. Sardo cuare, latino cubare, nasconde. Sardo laore, latino labore, seminato. Il norese invece ha mantenuto intatte alcune consonanti, come la G, che poste in posizione intervocalica sono state fatte fuori dal latino, dal sardo-logudorese e da quello campidanese. Quindi abbiamo in sardo-logudorese e in latino aera, norese agera, aria, logudorese latino ruina, norese rughina, rovina, logudorese latino sue, norese sughe, strofa. Il sardo-norese ha inoltre conservato insieme al latino le consonanti sorde P e T, che in logudorese e campidanese sono state sonorizzate in B e D. Come nell'esempio di sappa, vino cotto, detto in latino e sardo-norese, sappa, e pronunciato in logudorese e campidanese, sava. Idem per setta, che diventa seda. Nel latino cosiddetto restituto, vale a dire quello che si insegna nelle scuole europee e riprende la pronuncia latina delle origini, la sillaba palato-alveolare, cioè, viene espressa con il suono velare, che. Ad esempio, per l'italiano noce abbiamo il latino nuce, ablativo singolare, che si legge nucche, come nel norese, mentre nel logudorese lo stesso lemma si sonorizza in nughe e nel campidanese risolve nella fricativa palatale nuci. Nel latino cosiddetto ecclesiastico la stessa sillaba si legge come in italiano. Dopo queste premesse possiamo proseguire il nostro viaggio verso la Licia e la Lidia e scoprire come venivano chiamate nell'antichità. La Licia era scritta in latino Lucia e, come abbiamo avuto più volte modo di spiegare, la Y greca si legge come una U e riprende il nome greco antico Lucia. Come si evince dalla stessa pronuncia greca, la sillaba C latina si legge come una velare chi e non come una palatale C. In questo caso, poiché l'accento cade sulla vocale I della penultima sillaba, il termine è espresso con Lucia. Per quanto riguarda invece la Lidia, come ho già avuto modo di illustrare nella prima lezione, il nesso D più I più vocale all'interno di parola si leggeva come una S sonora. Poiché anche in questo caso troviamo la vocale Y, il nome latino diventa Ludia, confermata dal greco antico Ludia, che si legge Lusia. Da queste brevi comparazioni si riesce a intravedere che il latino e il sardo non sono due lingue differenti, ma la stessa lingua. Il latino è più conservativo del logudorese e del campidanese, ma non del nuorese. In sardo si dice da esugiest non vi manca nulla, vale a dire da quello che c'è non manca niente. Questo detto è riferito a chi vuole mantenere lo status quo, ossia le cose così come stanno, purché siano funzionali alla tenuta del sistema. A tale proposito parlerò dell'articolo latino che c'è, ma che non esiste ufficialmente, proprio per mantenere le cose così come stanno.
Se dovessimo consultare un qualsiasi manuale di grammatica latina e andassimo a cercare il capitolo dedicato all'articolo latino, rimarremo delusi. Nell'indice dei libri adottati dalle scuole italiane non c'è l'articolo e si passa direttamente al nome. Nel mio libro Il latino in lingua dei sardi dedico all'articolo latino ben 7 pagine, poiché l'articolo in latino esiste. Come? I latinisti moderni hanno sempre negato l'esistenza dell'articolo latino. Questa loro posizione è dovuta principalmente al fatto che nella lingua latina, strutturata nei morfemi nominali con i casi, l'articolo molto spesso non è essenziale al fine della costruzione e comprensione della frase. Anche in sardo, nei versi idiomatici, quelli per intenderci utilizzati nei proverbi che riassumono in senso logico una frase più ampia, l'articolo può essere l'uso, come ad esempio nel proverbio «Fiz de gatto, soriche tenet», tradotto letteralmente in italiano «figlio di gatto, topo cattura». In questa proposizione ho fatto fuori 3 articoli. Per esteso, infatti, la frase sarebbe stata «il figlio del gatto, il topo cattura». Non ho potuto però eliminare la preposizione «de» perché è essenziale alla comprensione del testo. I casi latini funzionano più o meno nella stessa maniera. Nel morfema nominale, ossia la parte terminale della parola, sardo e italiano riportano il genere e il numero, vale a dire il maschile e il femminile, nonché il singolare e il plurale, mentre il latino contiene anche il caso, vale a dire la funzione sintattica che articolo, nome, aggettivo e pronome tengono nella frase. Il caso indica se queste parti del discorso svolgono un ruolo di soggetto, di complemento oggetto, di complemento di termine o di altro complemento. Se volessi tradurre in latino la frase in sardo sopra riportata, potrei anche eliminare la preposizione de, perché i casi latini possono sostituire le nostre preposizioni. Per il momento mi limiterò ad analizzare la voce latina ipsa, declinata nel caso nominativo singolare femminile. Riguardo alla consonante P di ipsa, devo fare una breve premessa. Prima che venissero introdotte nella scrittura le consonanti doppie gemelle, un suono poteva essere rafforzato graficamente con un'altra consonante e non con la stessa. Quindi, per fare un esempio, l'aggettivo latino magna, che vuol dire grande, come l'aula magna delle università, contiene la consonante G che raddoppia la successiva N. Per questo magna dovrebbe leggersi manna, come in sardo. Siamo certi che la consonante G funge da supporto alla N, perché nell'alfabeto latino il grafema G non esisteva ed è stato introdotto solo nel 230 a.C. dal console Spurio Carvilio Massimo Ruga per sopperire nelle traduzioni dal greco latino alla mancanza del gamma ellenico. Considerando che ipoteticamente al posto del grafema G ci fosse stato il corrispondente C, tale aggettivo non poteva certo essere letto magna. Facendo il dovuto parallelo, nella voce latina ipsa, la lettera P è il raddoppiamento della successiva S, per cui il termine si legge issa come il pronome di terza persona singolare femminile della lingua sarda, che in italiano traduce l'equivalente pronome lei o ella. Simile raddoppiamento si trova nel numerale septe, riportato quasi come l'omologo greco epta. Nella lingua parlata in tutta la Sardegna, quello che sembra un pronome di terza persona singolare di genere femminile, sardo issa, quando accompagna un nome ed è preceduto dalle congiunzioni e e che, si trasforma in un articolo con forma più ampia e diventa eissa o che issa, in cui all'articolo sardo sa, italiano la, è unita la i cosiddetta eufonica per dare continuità lineare e sonora all'unione tra congiunzione e articolo. Talvolta nei codici medievali scritti in sardo, l'articolo viene riportato per esteso. Analizzando il plurale dell'articolo determinativo sardo, constatiamo che tale voce esce in logudorese con sos maschile e sas femminile. In campidanese, invece, in entrambi i generi, l'articolo plurale esce con issi. L'articolo plurale campidanese altro non è che la contrazione dell'articolo issas o issos risolto in issi. Come fare allora a distinguere l'articolo issa dall'omonimo pronome issa? Facile e logico. Quando issa non accompagna un nome, è per forza un pronome. Ipsa dixit. Lei ha detto o lei disse issa atnadu in sardo.
I grammatici latini moderni non hanno fatto questa distinzione lineare e per classificare l'articolo ipsa quando accompagna il nome lo hanno chiamato pronome determinativo. Che cosa vuol dire pronome determinativo nella grammatica italiana? Niente. Questo termine non esiste perché un articolo è tale quando accompagna un nome, altrimenti quando un nome è sostituito, il lemma che prende il suo posto è un pronome. Nel caso in cui invece tale voce rafforzi un nome, diventa un aggettivo identificativo. Per capire meglio riporto qualche esempio. Nella frase citata da Tito Livio è scritto argumento est ipsa magnitudo, che traduce in italiano l'argomento è la grandezza. In questo caso ipsa accompagna ed è riferito al sostantivo magnitudo, grandezza, e non può essere un pronome perché accompagna un nome. Ipsa è quindi un articolo e traduce quello sardo sa, in italiano la, che determina il nome grandezza. Se invece ipsa è un rafforzativo di grandezza, allora deve essere considerato un aggettivo identificativo. In ogni caso e in qualunque modo venga chiamato, ipsa latino pronunciato issa rappresenta l'articolo sardo sa. E di questo ce ne dà dimostrazione Quinto Ennio, scrittore latino vissuto a cavallo tra il III e il II secolo a.C., quando nella sua opera Annales, nel libro primo, al paragrafo 15, utilizza l'articolo latino come quello sardo odierno, nell'esempio che segue. Propter sos dia dearo, in sardo probea sos deos de dia, in italiano vicino agli dei di dia. Sarà solo un errore di trascrizione o inserisce un articolo? L'articolo latino ipsa mostra la sua appartenenza al sardo quando è preceduto dalla preposizione semplice e forma quella che viene definita nella grammatica italiana la preposizione articolata. Nell'esempio seguente riportiamo la frase utilizzata da Seneca nelle sue Epistole Morales ad Lucilium che dice «In ipsa Scipionis africani villa, il sardo in sa vida di Scipione africano, in italiano nella villa di Scipione l'africano». Altro esempio, inter ipsas sellas, sardo inter sas sellas, italiano, tra le selle. Detto questo mi domando, che senso ha chiamare ipsa pronome determinativo quando accompagna un nome? Nell'esempio della villa di Scipione, in ipsa, Scipionis africani, villa, l'articolo ipsa determina già il nome. Non c'è ragione pertanto perché io debba tradurre ipsa villa come stessa villa con un aggettivo identificativo. Potrei farlo semmai qualora richiamassi la villa in una frase successiva, ma allora non avrei motivo di aggiungere che la villa di Scipione l'africano, già citato prima. Oggi ci possiamo salutare cara a pare, vale a dire faccia a faccia, perché metteremo di fronte una con l'altra la lingua sarda con quella latina, per verificare le loro corrispondenze più strette. Nella Roma repubblicana gli istriones erano gli attori di teatro, i quali venivano chiamati in questo modo poiché indossavano delle maschere dette istria, chiamate come l'uccello notturno sardo, barbagianni in italiano. L'uso delle maschere in Sardegna è comprovato dal bronzetto mascherato, rinvenuto a Florinas, nei pressi di un altare nuragico. Nella Roma repubblicana, quando una persona moriva, questa veniva omaggiata con la riproduzione del viso con maschere di cera, che venivano indossate da persone della stessa corporatura per dare l'impressione che il morto fosse ancora tra i vivi. Le celebrazioni per ricordare gli antenati si tenevano il 22 di febbraio, quando l'intera famiglia celebrava la festa della Cara Cognazio, così chiamata perché le maschere degli antenati riportavano il calco facciale chiamato cara, come ancora oggi in sardo viene denominato il viso. Per comprendere se anche la lingua latina, come una maschera della cara, provenga dal sardo, andremo per prima cosa a mettere cara a pare, vale a dire faccia a faccia, il verbo sardo con quello latino. Occorre ricordare che il verbo è la parte fondamentale del discorso, senza la quale non è possibile costruire una proposizione. Volendo, infatti, posso comporre una frase di forma compiuta utilizzando solo il verbo, come nell'esempio vado, che sintetizza l'atto dell'andare. Prenderò a riferimento il tempo presente del modo indicativo, che è la forma più utilizzata nella lingua parlata, comparando il verbo cantare. Come possiamo constatare da questo raffronto, sembra che 3.000 anni di storia siano trascorsi senza neppure accorgercene, perché l'unica piccola leggera differenza sta nella uscita latina eni della seconda persona plurale.
La consonante latina T è stata sonorizzata in D in quasi tutto il sardo, ad eccezione del baroniense, la variante sarda che più di ogni altra somiglia al latino. Prendiamo ora ad esempio il congiuntivo presente dello stesso verbo cantare, che dopo l'indicativo è la forma più utilizzata nella lingua parlata. Come è possibile notare anche in questo parallelo, il presente sardo del modo congiuntivo è uguale in tutto e per tutto a quello latino, se si eccetto qualche particolare di poco conto che per ragioni di tempo non posso spiegare. Anche qui il sardo si porta bene sui trascorsi 3000 anni di storia, calcolati per difetto, poiché il tempo indicato nell'immagine è tale e quale a quello odierno. Vediamo ora il tempo imperfetto indicativo del verbo sardo cantare, comparato con quello latino. Come abbiamo modo di vedere, il tempo imperfetto nel modo indicativo è uguale al sardo nuorese, che ha conservato la consonante intervocalica B, che invece è stata sincopata nel logudorese e nel campidanese. Se da un lato il campidanese ha fatto fuori l'intera sillaba, il logudorese, da parte sua, ha introdotto una I eufonica al posto della sillaba mancante, andaiat al posto di andabat. Passiamo ora al raffronto del tempo congiuntivo imperfetto, anche qui è inutile commentare. Il tempo sembra quello odierno, con un particolare. La vocale tematica E si alterna nel sardo con quella A. Ciò che colpisce immediatamente sono le desinenze finali che si specchiano una con l'altra, carappare tra il sardo e il latino. Come si evince, il tempo non ha intaccato neppure questo tempo verbale. È chiaro dunque che il sardo e il latino non sono due lingue differenti, ma varianti della stessa lingua. Ora però cambieremo musica, poiché andremo ad affrontare i tempi composti. Nella diatesi attiva, al contrario del sardo, i verbi latini sono sintetici e non perifrastici. Inoltre, quelli latini non sono accompagnati dall'ausiliare avere. Per capirci, mostro un esempio raffrontando il passato prossimo sardo con il perfetto latino. Qui i romani, per venire incontro alle esigenze della lingua greca, che nella diatesi attiva non possiede né i tempi composti né l'ausiliare avere, hanno sintetizzato le forme verbali. In altre parole, i romani hanno trasformato un tempo composto in uno semplice. La costruzione ha dell'incredibile, poiché le desinenze del perfetto latino, l'uscita finale, sono uguali a quelle del tempo imperfetto logudorese e campidanese messi insieme, che, come abbiamo già accennato rispetto al nuorese, hanno perso la consonante intervocalica B. Quindi questa forma verbale è stata costruita a tavolino dai romani. Ma quando e perché questo sia avvenuto lo vedremo nel prossimo video. Una volta analizzati i verbi, purtroppo non tutti, altrimenti ci vorrebbero diverse lezioni dedicate, passiamo ora agli aggettivi e pronomi possessivi. Quindi lanciamo la nostra tabella con le varianti sarda e la corrispondenza latina. Come abbiamo modo di osservare, al singolare gli aggettivi latini sono espressi in due modi nel nominativo e riportano, se non teniamo conto della desinenza sigmatica S perché il sardo non possiede i casi, rispettivamente la forma del logudorese e nuorese è quella del campidanese. Al plurale del caso accusativo, invece, viene riportata quasi sempre la forma corrispondente al logudorese e nuorese. Logudorese, nuorese e campidanese sono contenuti insieme nelle parti invariabili del discorso latino, che riportano le preposizioni degli avverbi più o meno come sono ora in sardo, a distanza di 3000 anni. Le parti del discorso latino, come abbiamo visto, sono uguali a quelle sarde. Questo dato mostra senza ombra di dubbio che il latino e il sardo erano, prima del periodo imperiale, la stessa lingua. Ma allora, in cosa differisce una lingua dall'altra? E perché è il latino a derivare dal sardo e non viceversa? A queste domande risponderò nei prossimi video, in cui descriverò quello che è successo a Roma a un certo punto della sua storia, quando il Senato decise di cambiare la lingua ufficiale. Quindi metterò le lingue latina e sarda non più carappare, faccia a faccia, ma corro a pare o murro a pare, dunque corno contro corno o muso contro muso, per individuare l'elemento esogeno costituito dalla lingua greca. Se anticamente i romani e i sardi avessero ipoteticamente incontrato sulla loro strada un greco, una persona di nazionalità ellenica, per farsi comprendere, lo avrebbero dovuto salutare con Xaire o Xaire, anziché con salute. Come si intuisce da questa singola parola, il greco e il latino non sono lingue intellegibili, vale a dire non si capiscono una con l'altra. In latino, ablativo singolare, la salute è espressa come nel sardo nuorese, salute,
mentre nel logudorese si dice salute e in capitanese saludi. Nonostante le due entità linguistiche, logudorese e campidanese, convivano nella stessa isola, il morfema nominale, in questo caso la parte terminale del sostantivo cambia, anche se di poco. Nel singolare logudorese l'essema esce con la vocale E, mentre in quello campidanese termina con la vocale I. I saluti al plurale diventano saludos in logudorese e saludus in campidanese. Anche qui, sebbene in modo impercettibile, alla terminazione in os logudorese si contrappone quella in us campidanese. La lingua italiana, pur possedendo nello stesso sostantivo la radice similare a quella sarda, ha un'uscita propria e termina al plurale con la vocale I, saluti. Dunque, a parità di radice, nello stesso ramo linguistico, il morfema cambia a seconda del luogo. In altre parole, dal tronco linguistico millenario del sardo, cresciuto nell'Europa occidentale, si sono sviluppate le altre diramazioni dell'albero, costituite dalle lingue italiche, dalle lingue iberiche e da quelle gallo-romanze, nonché da altre varietà linguistiche minori. Nel blocco dell'Europa centrale e settentrionale sono cresciute le lingue anglosassoni, in un altro ancora quelle finniche. A est dell'Europa si sono sviluppate le lingue slave e infine in un ramo a sé la lingua greca. Il greco non ha alcuna parentela con le lingue romanze o con quelle anglosassoni. La lingua che più le si avvicina è l'armeno. Il popolo greco, infatti, secondo alcuni studi, sarebbe originario del Caucaso e avrebbe invaso la Grecia intorno al 1200 a.C. Di questo ho fatto cenno nel video su Troia. Ritornando al tema sulla morfologia, per ordinare le parole all'interno della frase, le lingue romanze si servono del genere maschile e femminile e del numero singolare e plurale, che sono riportati nella parte terminale degli articoli, dei sostantivi e degli aggettivi e dei pronomi, costituendo le cosiddette parti variabili del discorso. Inoltre, le lingue romanze, per collocare queste parti del discorso all'interno delle proposizioni e legare insieme verbo e complimenti, si avvalgono degli articoli e delle preposizioni. Le lingue greca e latina, per esprimere la funzione sintattica che nelle lingue romanze svolgono detti articoli e preposizioni, si servono di quelli che vengono chiamati casi. In altre parole, nel morfema nominale, che nelle lingue romanze sono contenuti il genere e il numero, greco e latino aggiungono anche il caso, la particella che svolge il ruolo dei nostri articoli e preposizioni. In questa immagine mostro i casi latini della prima declinazione con il sostantivo puella, ossia ragazza, pomida in sardo. Come possiamo notare dalla tabella, per ogni sostantivo della prima declinazione devo memorizzare 12 forme diverse per poterle poi utilizzare correttamente a seconda del contesto della frase. A noi ora interessa capire il funzionamento dei casi e non tanto memorizzarli. Nel caso genitivo, che viene impiegato per esprimere tra l'altro il possesso, dirò quella domus, la casa della ragazza. Nel dittongo ae è contenuto il genere femminile, il numero singolare è il caso, che riassume la preposizione articolata della. In questo esempio sono riportati i casi della seconda declinazione latina per il sostantivo populus, ossia popolo. Se voglio usare un complemento di termine dirò manlius bellum populo indixit, tradotto manlio dichiarò guerra al popolo, in cui manlius è soggetto e contiene la SS grammatica del nominativo, bellum è complemento oggetto e porta l'uscita in M dell'accusativo e populo contiene nella O finale il genere maschile, il numero singolare e la preposizione articolata al del caso dativo o complemento di termini. È utile sapere che rispetto al greco, che possiede 5 casi, nominativo, genitivo, dativo, accusativo, evocativo, il latino ha un caso in più, che è l'ablativo, la cui funzione nel greco è divisa tra dativo e genitivo. Per comprendere anche questo concetto, mandiamo ora la diapositiva della terza declinazione latina con l'esempio sul sostantivo pater, padre in italiano. In questa declinazione il greco esce al nominativo in consonante, come il pater latino, che invece nella lingua parlata chiude in vocale. I romani hanno aggiunto rispetto al greco il caso ablativo per riportare i termini soprattutto della terza declinazione troncati dalla vocale finale per seguire il greco alla realtà della lingua parlata. Quindi in ablativo il nominativo pater diventa patre,
Tutti i casi, latini e greci, funzionano più o meno allo stesso modo e le uscite delle due lingue sono simili. Ma se faccio una comparazione tra la radice latina e quella greca, prendendo ad esempio il sostantivo rosa, scopro che sono del tutto differenti. In greco rosa è un neutro della seconda declinazione e non la posso neppure paragonare perché in latino fa parte della prima declinazione ed è di genere femminile. Quindi se voglio fare una comparazione con un sostantivo della prima declinazione, devo cercare un'altra parola, perché la radice del greco è diversa da quella latina e molto spesso è diverso anche il genere. In altre parole, la radice dei sostantivi, degli aggettivi e dei pronomi del greco è del tutto differente da quella latina. Se infatti togliamo quelle 100-200 parole greche che sono entrate nel vocabolario di tutte le lingue del mondo e interessano soprattutto le scienze e la politica, i restanti 99.800 lessemi dei circa 100.000 quanti ne possiede il greco sono dissimili da quelli sardo-latini. Per verificare questo potete provare ad aprire un vocabolario di greco e mettere il dito a caso su un lessema. Scoprirete che la lingua greca è completamente differente da quella sardo-latina in tutte le parti del discorso. In sintesi, noi siamo di fronte a due lingue con la radice completamente diversa ma con i morfemi nominali simili. Sapete cosa significa questa dicotomia, vale a dire questa opposta evidenza in cui il sostantivo latino possiede la radice sarda e il morfema greco? Che in un albero di fichi ci sono nei rami laterali le ciliegie. Questo in natura non esiste, ma non esiste neppure in linguistica. Infatti il latino comune è una costruzione artefatta dell'uomo, un'operazione artificiale ma riuscita avvenuta nel 240 a.C. In altre parole, i romani hanno innestato i casi greci nella radice sarda dei nomi. E questo è il motivo principale per cui il latino non ha dato frutti e la sua pianta linguistica si è seccata sul nascere. Sfido qualsiasi linguista a trovare al mondo una lingua che abbia radici, quindi origini completamente diverse, come sono il greco e il latino, e possedere lo stesso morfema, ossia lo stesso frutto. Pensate che la lingua rumena, che condivide con il latino parte del lessico, ha i casi differenti sia dal latino che dal greco. Questo dei casi greci inseriti nella radice sarda è stata un'operazione costruita a tavolino, ma non solo. Tutta la grammatica latina è stata strutturata in funzione di quella greca, per cui, giusto per fare qualche esempio, nel comparativo di maggioranza, per esprimere il sardo plus durche o l'italiano più dolce, per imitare e seguire la terminazione greca, ion, il latino scrive ior, come nell'esempio a fianco riportato, dove il greco glucion, più dolce, è sintetizzato in latino con dulcior. Nei pronomi personali complemento, le forme sarde composte da due elementi come ammie cum megus, attie cum tegus, per seguire il greco inserire le preposizioni nelle declinazioni, sono state trasformate in sintetiche con michi, mecum, tibi, tecum. In due parole, tutta la parte nominale del discorso, nome, aggettivo e pronome, nonché l'ausiliare avere con i diversi costrutti verbali, sono stati piegati alle esigenze della lingua greca. Poiché la natura non accetta tutto ciò che l'uomo le propina, quasi tutto quello che in latino è stato introdotto dal greco, trasformato per seguire la lingua ellenica, non ha avuto fortuna ed è morto nella lingua parlata. In tutto il territorio romanzo dell'ex impero di Roma, Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Sardegna, dei casi e costrutti la greca non è rimasto nulla. I casi non hanno attecchito neppure in Gran Bretagna, dove i tedeschi, solo in tempi relativamente recenti, hanno introdotto il genitivo sassone. È chiaro come il sole che i casi greci sono stati inseriti artificialmente nella lingua latina. La presunzione dei romani è stata quella di credere che prima o poi questi casi si sarebbero affermati anche nella lingua parlata. L'errore è stato quello di non tenere conto del fatto che la quasi totalità della popolazione era analfabeta. Solo chi aveva soldi per pagare un insegnante privato poteva distinguere una frase, un soggetto da un complemento di termine o altro complemento al fine di poter applicare correttamente i casi nel discorso. Al contrario dei greci che imparavano quel sistema grammaticale dalla nascita, i romani dovevano districarsi nell'intricato coacervo delle declinazioni. Per la massa cittadina che comprendeva solo il verbo della lingua madre, quella lingua artificiale divenne un ibrido incomprensibile. Ora non ci resta che scoprire chi,
come, dove, quando e perché ha operato per questa scelta scellerata che ha portato alla trasformazione del salvo latino in un latino cosiddetto comune o grecizzato. Non perdete pertanto il prossimo video. Saludos a tutti!